Benvenuti in questo nuovo video dove ho sembro l'allergia di non so che cosa. Ho capelli legati perché fa caldo, ragazzi, non ce la faccio. Natale li sciolti, però ho rimesso la tiara perché è molto figa. Ringrazio sempre chi me l'ha regalata perché è bellissima, il toro. Ho messo un po' alla cacchio di cane. Sto usando il ring che ho notato essere leggermente storto, però va bene lo stesso. L'età, l'importanza è che mi si veda, se vedete cambio anche luce. No, te lo voglio con quella chiara. Comunque, è più calda questa qua. Allora, volevo questo video. Di cosa parlerà? Io sempre i video un po' a cazzo di cane. Va bene. Scusami per le parole, sto bevendo anche il caffè nel frattempo. Allora, questo video è per festeggiare, praticamente, non ho iniziato proprio bene, amore, grazie. Allora, per festeggiare il nostro mesiversario insieme, perché molte persone diranno il mesiversario, festeggiate, che cosa stupida. Non lo festeggiamo, perché ho imparato dalla mia scorsa relazione passata. Non dico scorsa relazione perché ne ho avute solo una, seria, a parte quella che ho odierna, perché, non, grazie a Dio, meno da come, a meno, come la reputo io, per fortuna ho avuto solo una delusione d'amore, bella forte. Però questa la facciamo un altro momento, le sarà un altro discorso, un'altra storia, un'altra vita. Questo video uscirà appunto il 17 settembre 2020, così sapete anche la data. Non so precisamente quanto tempo siamo arrivati, amore. Allora, giugno, luglio, agosto, settembre. Sono 2 anni e 3 mesi. Avanti. Luglio, agosto, settembre. Sì. Sono 2 anni e 3 mesi che facciamo insieme. Dai, 2 anni e mezzo non ci siamo ancora arrivati, dai. Andiamo bene. Ah, ci tengo comunque a precisare che volevo fare un video, non un video collage con le nostre foto, perché farò comunque un video, però non un video, ma un collage su Instagram, lo faccio sempre, ma volevo fare più un video parlato, ecco. E volevo davvero fare questo video, perché comunque se uscirà poi ci metterò delle immagini, non lo so, vediamo come lo svilupperò. Voglio parlare come se parlassi al mio ragazzo, ma in generale a tutte le persone. Sono veramente felice in questo ultimo periodo, perché comunque, nonostante il fatto che sia stata male, sia stata, io odio il caldo, sia stata molto insopportabile, perché comunque io sempre voglio fare, il mio ragazzo lo sa. Alla fine comunque siamo riusciti a fare molto, perché comunque nel nostro piccolo siamo riusciti comunque ad andare in piscina insieme, siamo andati anche in montagna a cercare sole, che potete vedere le foto, le ho pubblicate anche su Instagram, siamo comunque andati anche ai laghi, che il mio ragazzo non si è fatto nel bagno, che l'acqua è gelata, io però sì, è stato veramente molto molto carino, perché mi sono trovata veramente benissimo in montagna con lui quando siamo andati a cercare sole reale. Abbiamo passato tutta la giornata insieme, perché mio padre e mia sorella sono andati a scarpinare su per le montagne. Noi siamo rimasti invece nella parte un po' più vivibile. È stato veramente bello, perché comunque ho scoperto un nostro nuovo modo di rapportarci anche a livello di viaggi. Saremmo dei buoni compagni di viaggio, ma io lo so quando saremo ricchi, ovviamente. Anzi, quando avremo un lavoro. Siamo dei buoni compagni in tutto, perché comunque oltre al fatto di essere comunque fidanzati, siamo comunque molto complici in quello che facciamo, perché a volte magari ci insultiamo, litighiamo, insultiamo non tanto, dai. Forse un po' io a volte, ma non lo faccio apposta. Però siamo molto complici nel fatto di fare le cose insieme, abbiamo molti interessi simili, alcuni no. Infatti al mare con lui non ci sono ancora andata, ma ci riuscirò. Come sono riuscita a organizzare tutti i compleanni, ci riuscirò. Però diciamo che in molte cose ci piace andare al cinema, ci piace andare a mangiare fuori. Però anche poi nel viaggiare ci lavoreremo, più che altro ci vogliono i fondi. Però veramente sono stata molto contenta, perché ho riscoperto una parte di me che da tanto tempo non ce l'ho più. Cioè, era una parte molto, molto morta. Quindi sono stata molto molto felice di riscoprirla, perché era tanto che questa parte di me era dormiente, diciamo. Perché magari nel tempo, con tutte le delusioni che ho avuto, sia in amicizia sia in amore, era un po' scomparsa. Quindi grazie amore. E niente, spero che passeremo bene questo nostro mesiversario. Se volete saperlo, abbiamo festeggiato a sushi, ovviamente. Andiamo da Fujiyama, Nizza, che è un ristorante che avete già visto in un video, bellissimo, ma se riusciamo vi faremo un video ovviamente per voi. E delle foto ovviamente del sushi, so che vi piacciono sempre il sushi, e andiamo appunto a festeggiare lì. Ovviamente non so ancora bene se gli farò un regalo, ti farò un regalo amore oppure no,
dipenderà se avrò soldi oppure no, oppure non so da come mi gira. Comunque, l'importanza non è sempre il fatto di fare regali perché è l'anniversario, perché è il mio anniversario, uno può fare i regali quando cazzo gli pare, poi, ovviamente. Noi ce li facciamo quando ci pare. Cioè, se io trovo una cosa che gli piace, ovviamente ho i soldi, ma quando c'è un lavoro è ancora peggio. Devo riempire le persone di regali. Quindi, io sono fatta così. Quindi, adesso quest'estate non è ancora finita del tutto, perché c'è ancora il sole fuori e le campane. E mezzogiorno, cazzo. Scusatemi per questa cosa, quindi niente. Auguri amore e speriamo di passare bene questo mese di anniversario insieme e mangeremo tanto sushi, io adoro sushi. E niente ragazzi, se voi siete fidanzati o fidanzate scrivetelo sotto nei commenti e se volete fateci gli auguri ovviamente, se vi fa piacere. E niente, scriveteci invece voi da quanto tempo siete fidanzati, se vi fa piacere. Io vi abbandono che devo scappare, che devo andare a finire di preparare il tavolo. So che non è molto romantico, ma scusami. Ti amo tanto, ti faccio il cuoricino virtuale. Boh, tendo le mani, siamo scema. E ti faccio il cuoricino, come si fa il cuoricino così? Non si può, speciale, tipo il contrario così. Però così è il contrario, come un culo. Beh, ti amo tanto, amore mio. Ci vediamo al prossimo video per tutti gli altri. Ciao.